O Dio, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Tu hai posto la tua maestà nei cieli. Nella bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza, a causa dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo anche per te ne prende cura. Eppure tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e lo hai coronato di gloria e di onore. Tu lo hai fatto dominare sulle opere delle tue mani. Hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti quanti e anche le bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri dei mari. O Dio nostro Signore, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Come spesso accade negli inni che esaltano il Creatore, il Salmo 8 inizia con un'antifona rivolta al Signore. In questo Salmo, Davide esprime il suo stupore nei confronti di Dio. Ogni cosa sulla terra mostra la potenza e la grandezza di Dio. Lo spettacolo del cielo stellato fa sentire il salmista piccolo piccolo, poca cosa, di nessuna importanza, e si meraviglia che Dio si interessa all'essere umano. È un salmo di lode. Il Signore ha creato l'uomo a sua immagine, di poco inferiore allo stesso Creatore, e lo ha coronato di gloria e di onore. Dio è il protagonista di tutto il salmo. L'uomo è mortale, piccola cosa se paragonata a Dio. Infinitamente superiore e diverso dall'uomo, ma nonostante questo si prende cura dell'uomo. La grandezza dell'uomo viene scoperta dal salmista attraverso la tenerezza e la fedeltà che Dio adotta nei suoi confronti. Quella nullità, quella poca cosa che è l'uomo, si trasforma in una creatura grandiosa, coronata di gloria dallo splendore di Dio. Il dominio dell'uomo sul creato non è frutto di una conquista, né un potere usurpato a Dio. Il Salmo 8 ci ricorda che è un dominio donato da Dio all'uomo, concesso in amministrazione e usufrutto dal Signore. Anche questo Salmo ci parla di Gesù. È Lui che ha ricevuto dal Padre onore e gloria. L'uomo è costantemente presente nel pensiero di Dio, che si ricorda e si prende cura di Lui, e non solo, lo ama a tal punto da diventare un uomo lui stesso per salvarlo. È la dimostrazione del grande amore che Dio ha nei nostri confronti. È la conferma di quello che troviamo scritto in Isaia. Ecco, io ti ho scolpito nelle palme delle mie mani. Nella nostra piccolezza siamo importantissimi per il Signore. Buona giornata.